Ciao, sono Mirko Alunno e sono titolare di un'azienda di parrucchieri e sono fondatore di due brand a livello europeo che si occupano di vendita di strumenti per la rasatura della barba. Bene, nel video precedente abbiamo parlato di spazzola in setola naturale e abbiamo visto come e dove meglio utilizzarle. In questo video invece andremo nel dettaglio e vedremo come è meglio e dove è meglio utilizzare le spazzole termiche. In questo esempio utilizziamo questa dimensione di spazzola perché abbiamo avuto una richiesta da una nostra cliente di un liscio, una piega liscia, con un gran volume, perché ha dei capelli inconsistenti, con molto sottile, quindi hanno poca consistenza. Ecco, come puoi vedere, ho iniziato a asciugarli direttamente dalle radici, dal basso. Sto tenendo la spazzola in maniera indicibile, ma lo sto facendo per farti vedere come può essere utilizzata per non coprire la telecamera. E le sto, come vedi, sto alzando la ciocca, la radice. Ora, premetto, termica non vuol dire spazzola che si scalda da sola, ma ovviamente è una spazzola che si scalda con l'asciugatura del phon sui capelli e fa sì che il calore venga dissipato il meno possibile, ma bensì trasmesso ai capelli, in modo che va via più velocemente l'umidità e c'è anche una tenuta maggiore. Potrai vedere questa singola ciocca, questa singola piccola ciocca, con che facilità abbiamo potuto asciugarla e che risultato di volume. Stessa cosa per la seconda ciocca, la sto tenendo in maniera per metterla in evidenza. Alziamo, tiriamo su le radici e asciughiamo e tiriamo giù la spazzola. Poi ci saranno dei video tutorial per spiegarti, per farti vedere nel dettaglio come asciugare una piega liscia o con varie altre possibilità, come tenere una spazzola, come tenere un phon e per quale motivo tenerlo in questa maniera come lo tengo io. Ecco, come puoi vedere abbiamo un gran bel volume. Ora, questo è un effetto secondo me bellissimo che è proprio dato dalla spazzola termica. Come potrai vedere, sto utilizzando una spazzola termica di medie dimensioni e a differenza dell'altro esempio non sto dando volume, anzi, bensì sto togliendo del volume, ma sto solamente curando le lunghezze. Perché in questo caso facciamo un esempio che ci è stata chiesta una messa in piega morbida in punta. Quindi il mio scopo è scaldare bene le punte, quindi asciugandole, fino a portarle alla radice e poi ti farò vedere, come dicevo, con un tutorial dedicato come passo a passo si può asciugare una piega così, anche più stretta. Bene, una volta asciugata la ciocca, la giro intorno a un dito e la lasciamo freddare così per un attimo. Ecco qua, pronto il boccolo. Questa qui è un'altra prospettiva, stessa metodologia di asciugatura, quindi ciocca naturale. La termica l'utilizzo soprattutto per scaldare un po' le ciocche, asciugarle e poi la giro per arricciare le punte e una volta asciutte li giro intorno a un dito. Nota bene che se voglio un effetto più stretto girerò intorno a un dito, se voglio un effetto più morbido aumenterò girandoli intorno a due dita. Ora, in questo caso facciamo vedere la frangia, stesso sistema, cambio prospettiva. Alla fine li giriamo intorno a un dito, come tutte le altre, portandoli indietro. E direi, alla fine, un gran bell'effetto, spettinato morbido, insomma, di tutto rispetto direi. Bene, in questo video abbiamo visto come è meglio e dove è meglio utilizzare una spazzola termica. E avrai visto con che facilità e quale effetto è più indicata. Nel prossimo video vedremo nel dettaglio come utilizzare le spazzole districanti. Sì,
le spazzole che servono per pettinare un capello dopo essere lavato. E ti farò vedere un esempio dove i capelli saranno molto arruffati, molto intrecciati, e ti farò vedere come e in quale maniera possono essere pettinati con velocità e facilità con una spazzola districante. Bene, scrivi pure qui sotto quello che ti è piaciuto di più di questo video e metti pure il tuo like. Io ti consiglio di cliccare sulla campanella e iscriverti al canale, perché prossimamente pubblicherò altri video per trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. Ciao!